Buonasera a tutti, buon giovedì, eccoci qua pronti per cominciare questa penultima puntata della settimana. Fino a qualche settimana fa tutti i giovedì c'era un appuntamento fisso per 8 milioni di italiani. Sto parlando della serie Doc, Nelle tue mani. E tra pochissimo qui avremo qualcuno che ha a che fare con questa serie. Avremo ospite il cantante della colonna sonora. Sarà con noi Nico Bruno, ci vediamo dopo la pubblicità. Buonasera a tutti, buon giovedì, eccoci qua, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Comincia questa nuova puntata a casa Natale, la casa delle storie, la casa delle emozioni. Stiamo ricevendo tanti bellissimi feedback e di questo vi ringrazio di cuore. Allora, fino a qualche settimana fa, tutti i giovedì, 8 milioni di italiani erano davanti al televisore per guardare la serie Doc. Ma voi sapete chi ha composto la colonna sonora? Eccolo, campanello, è arrivato il nostro ospite. Andiamo a vedere chi è. Nico Bruno, buonasera, come stai? Bene, bene, voi? Bene, Grazie. bene, tutto bene. Benvenuto a casa Natale, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato nuovamente, un piacere. Allora, facciamo un po' un percorso con te, raccontiamo un po' la tua vita, raccontiamo le tue passioni fino ad arrivare proprio al recentissimo successo di Doc, ma insomma ci arriviamo. Senti, il tuo rapporto con il canto comincia quando avevi solo 12 anni, no? Circa. Mi racconti un po' come è nata questa passione e come ti sei avvicinato a questo mondo? Sì, allora, diciamo che la passione per il canto è nata più o meno quando avevo 11 anni realmente, però ho sempre cantato fin da piccolo. È nata appunto perché ci trovavamo in questo matrimonio a Palermo di una mia cugina. Ricordo appunto i miei genitori, soprattutto mio padre, che quella sera era entusiasta e voleva che io cantassi, ma io ovviamente ero timido e non approvavo questa cosa molto. Però lui quella sera cioè mi ha convinto e mi sono esibito per la prima volta in assoluto. Non avevo mai studiato, mai nulla, e da quel E momento cosa hai ho cantato a questo matrimonio? cantato Adagio di Lara Fabian, è uno dei classici, no? Che andavano al tempo. E quindi sì, è stato bello e poi da lì ho iniziato a studiare seriamente. Adesso sono 10 anni più o meno. Nico, ma quando eri bambino qual era il tuo sogno? Cioè, tu hai detto che la musica non faceva proprio parte della tua vita, poi è arrivato un po' per caso, ma tu nella vita, quando eri bambino, cosa sognavi di fare? Chi sognavi di essere? Beh, insomma, sai, quando si è piccoli si vogliono fare tante cose. Volevo fare calciatore perché, non lo so, ho fatto un po' scuola calcio quando ero piccolo, piuttosto che, non lo so, il carabiniere, per dire, no? Poi più o meno l'idea si è consolidata. Ho deciso che voglio fare questo nella vita, ma fin da piccolo. Hai fatto bene, hai fatto bene. È una scelta ottima. Senti, il tuo percorso poi è andato crescendo, no? Perché dal matrimonio poi sei arrivato nel 2011 a Ti lascio una canzone, una grande esperienza con una prima donna dello spettacolo, della televisione che è Antonella Clerici. Quell'esperienza come ti ha segnato e cosa ti ha insegnato? Ovviamente è una di quelle esperienze che ti fa crescere, ti forma musicalmente ma anche umanamente, no? Ho conosciuto un sacco di persone, di artisti, poi sei collabori, canti, il palco poi è un bel palco a Roma. È un'esperienza che ti segna profondamente. Fai tante di quelle cose già ad un'età, cioè 12 anni, avevo 12 anni. Si cresce da tutti i punti di vista. Ho duettato con Marco Mengoni, Massimo Ranieri, sono bei ricordi che ho, ecco. Ecco, hai cantato veramente con i grandi della musica italiana. E c'è qualcosa che tu hai rubato da loro? Ovviamente figuratamente, Sì, ovvio, artisticamente.
io percepivo quella sicurezza che loro avevano sul palco, no? Mentre io a 12 anni avevo un po' quella paura, quell'ansia, no? Loro invece erano sicuri, sapevano cosa stavano facendo in quel momento. Io sì, però avevo la consapevolezza di un bambino sostanzialmente, no? E in questo momento questa consapevolezza adesso ce l'hai o sei sì. ancora un po' timido? No, no, ce l'ho. Ah. Perché col tempo arriva, se ce l'hai dentro arriva. Era solo, diciamo, serviva solo tempo per trovarla e metterla in atto. Senti, poi andando velocemente un po' nella tua vita, tu grazie a Tony Bruno hai dato la voce per la colonna sonora di Non dirlo al mio capo e, come ho detto in apertura, in questo momento, insomma, fino a qualche settimana fa, hai vissuto questo grande successo di Doc, perché la colonna sonora era cantata da te. C'è stato un ottimo riscontro, no? Un grande successo non solo per la serie, ma proprio anche per la colonna sonora. Ma te lo aspettavi? Ti fa piacere tutto questo affetto delle persone? Sì, tantissimo. Poi soprattutto i fan sono davvero unici. Ovviamente non ce lo aspettavamo per diversi fattori. Uno, perché comunque... il medical drama, insomma, non era mai approdato in Italia, ecco, una produzione italiana, per cui c'era un po' quell'ansia, no? Soprattutto anche perché ci sono grandi esempi di serie TV del genere, vedi Dr. House piuttosto che Grey's Anatomy, per cui era un po' l'ansia c'era. Però è stato apprezzato molto, ma anche il periodo storico in cui stiamo vivendo ha aiutato molto, secondo me. Il fatto perché è uscita in lockdown, per cui la gente era un po' incollata sul televisore. Però siamo contenti perché, oltre questo, la serie manda un messaggio importante, attuale. I medici, gli infermieri sono davvero delle persone che cambiano la vita agli altri, per cui... siamo contenti, sì. Esatto, possiamo affermare anche che ha trasmesso dei messaggi di positività, no? Di speranza, nonostante le storie un po' drammatiche raccontate all'interno della serie, però c'è sempre l'idea appunto di questi medici che sono accanto a noi per salvarci ogni giorno la vita. E poi è passato, insomma, celebre quel monologo, no? Di Luca Argentero, dove lui diceva non oggi, questo proprio... ha segnato. Sì. Senti, noi ci troviamo qui nella casa Natale, siamo in attesa di questo Natale che ahimè sarà un po' diverso, ma tu che ricordi hai dei tuoi Natali, no? C'è un ricordo particolare? Quando ti dicono Natale, tu che ricordo ti viene in mente? Ho una bella immagine del Natale, perché la immagino tutti in famiglia, con la mia famiglia appunto si sta insieme, si pensa... i valori importanti, ecco, no? Lo stare insieme, scartare poi i regali, pensare che appunto ogni Natale che passiamo è una cosa che non tutti magari hanno, sì, questo. Ma io ricordo fin da piccolo che appunto l'idea del Natale era questa cosa di stare tutti insieme. E quest'anno che Natale sarà? Viste le circostanze, il tuo che Natale sarà? Ma quest'anno credo sarà più o meno uguale, magari non saranno a casa i miei zii o altri parenti, però comunque saremo insieme, il nucleo primario, diciamo, tutti insieme, cercheremo di fare meno assembramento possibile, ecco. Però, senti, sì. Nico... insomma, abbiamo parlato un po' di te, di questa timidezza che hai sconfitto, di questa sicurezza che... ovviamente hai trovato, no? Perché ce l'avevi dentro, ma io ho ancora una curiosità prima di salutarti. C'è qualcosa che ti spaventa nella vita o nella tua carriera? Hai paura di qualcosa in particolare? In realtà sì, è una cosa strana, nel senso cioè un cantante in generale, un artista forse non dovrebbe avere, ma io ho quell'ansia di non di deludere o di non piacere a qualcuno, capito? Quindi magari, che ne so, in ambito musicale faccio uscire un brano, la mia ansia è quella appunto che non piace o non viene apprezzato, però piano piano mi rendo conto che forse quello che faccio è questo, deve essere questo, perché quando poi magari esce un qualcosa la gente apprezza, per cui piano piano anche questo sta iniziando. Esatto, magari perché non ci si sente mai sempre arrivati, no? C'è sempre qualcosa da imparare, da migliorare, e poi però invece ci accorgiamo che le persone apprezzano ugualmente.
Sì, esatto. Poi io comunque sono molto dell'idea che c'è sempre qualcuno che fa quella cosa migliore, in modo migliore di te, no? Però allo stesso tempo ho capito che non bisogna mai scoraggiarsi, cioè se tu una cosa la fai, sei deciso, avrai i tuoi frutti sicuramente, per cui... Però sì, in generale è quella l'idea che un po' mi, mi spaventa, sia del futuro, dell'incertezza un po' di cosa fare della mia vita, anche se voglio fare questo, però non è mai nulla di sicuro, capito? Quello. Allora, come è successo? Con la timidezza anche il tempo, stai tranquillo, riuscirà a smussare queste difficoltà. Senti, tra 10 anni dove ti vedi? Guarda, tra 10 anni mi vedo, non so, a San Siro a cantare per Wuhan, però sì, cioè io voglio fare questo, non immagino nulla al di fuori della musica, proprio non riesco. E i miei genitori mi hanno sempre detto, studia, magari hai un piano B, iscriviti all'università, fai, non so, creati un'altra strada. Loro lo so che lo fanno per me, per il mio futuro, per garantirmi magari un piano B nel caso in cui questo non dovesse andare, no? Però tu invece sei una persona tenace, hai detto non ci sarà un piano B, sarà questo. Io voglio focalizzarmi solo su questo e aspetto il momento giusto. È positiva questa determinazione e soprattutto bisogna aspettare realmente il momento giusto. Senti Nico, io ti ringrazio per essere stato con noi, per essere entrato nella nostra casa di Natale. Hai una dedica per tutti gli amici che ci stanno ascoltando? Sì, allora c'è uno dei pezzi di Doc che sta andando molto bene su YouTube, su Spotify, un po' ovunque, no? La cosa che piace, diciamo, alle persone, ai fan, quando la ascoltano, è questa dolcezza che trasmette il brano. Anche Tony ha fatto un bel lavoro, abbiamo lavorato insieme, e quindi questa è Change the Road. Vai, Nico Bruno. Starving for your love, like I'm dying on the floor. And my heart is bleeding for everything you have done. I've been knocking at your door to ask you who I am. I've been sleeping with my soul, won't hide my pride. And I remembered every song you used to sing alone, but I forgot. You changed it all, changed it all. Complimenti! Grazie. Era uno dei brani che quando l'abbiamo fatto con Tony, no? Avevamo pensato di renderlo diverso dagli altri, anche facendo pensare che magari la voce non fosse la mia, ma di un altro o un'altra. E per questo abbiamo scelto questa dolcezza, questa voce un po' soffiata. Allora, ti assicuro che la dolcezza è arrivata tutta. Stai tranquillo che è arrivata tutta. Molte persone quando mi fermano magari in giro per strada, anche su Instagram, e mi dicono, ah, ma quel brano non sembri neanche tu. È vero, perché abbiamo dato un altro aspetto, volevamo lavorare su un'altra cosa, no? Non fare sempre le stesse cose, lavorare sempre su certo, quel tipo. Certo, sperimentare cose nuove, però abbiamo svelato l'arcano, era Nico Bruno a cantare. Nico, ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, ti auguro ovviamente tutti i successi possibili, di andare a San Siro a cantare e soprattutto buon Natale a te e alla tua famiglia. Grazie a voi, buon Natale, vi ringrazio. Grazie a te, Nico Bruno, ciao. Ciao. Grazie ancora a Nico Bruno, che grande successo che è stato Doc e soprattutto lui che è grande cantante. È il momento di una nuova letterina questa sera, ci scrive Francesca. Caro Babbo Natale, sai, non ricordo bene se quando ero piccina ti ho mai scritto una lettera per avere dei regali o per esprimere semplicemente dei desideri. Crescendo ho cominciato a sognare, forse per proteggermi dall'insipidità del mondo, del dolore, dalle paure, racchiudendomi in un angolino tutto mio. Adesso, caro Babbo Natale, io credo in te, credo nelle favole. A 22 anni, ora, io ci credo. Non so cosa chiederti, dico sul serio, eppure ti scrivo con un impulso irrefrenabile.
Forse ho già avuto tanto quest'anno, forse alcune cose dovrei ancora imparare ad aggiustarmele da sola, però un piccolo, piccolissimo desiderio ce l'ho e quasi mi vergogno a chiedertelo. Lo sai come sono io, no? Estroversa quanto timida. Io vorrei abbracciarlo, sì, anche solo per un attimo, non pretendo troppo. Vorrei sentirlo legato a me, anche solo per un istante. Per favore, Babbo Natale, non chiederò più nulla. Cara Francesca, che potere che ha l'amore. A volte l'amore ci costringe a chiuderci noi stessi perché ci vergogniamo. Ma io sono sicuro che tu riuscirai ad abbracciarlo, eh? Francesca, fammi sapere come va a finire. Continuate anche voi a raccontarmi, a scrivervi le vostre letterine e noi ascoltiamo un'altra canzone. Prima di salutarci, stavo riflettendo su come spesso il mondo non si accorga di quanto dolore possa recare un ricordo, no? Parole e pensieri non vengono condivisi.
Vivi momenti in cui nessuno sembra capirti, nemmeno chi ti è vicino da sempre. Quando quel brivido ti corre lungo tutta la schiena e lo stomaco si chiude come un fiore a cui viene negata la luce. Perché sai che tutti sono pronti a metterti in difficoltà, a giudicarti, come se sapessero tutto di te, e invece non sanno niente. È proprio nel momento in cui ci sentiamo più soli che capiamo quanto è importante avere un amico al nostro fianco. Quando ci sentiamo sfacciati e tutti i riflettori sono rivolti verso di noi, loro sono disposti a rischiare pur di aiutarci. Quando uniti nella stessa passione mettiamo il cuore nelle cose in cui crediamo. Con loro non importa se stiamo lottando per una partita della vita o una semplice sfida. L'importante è farlo insieme. Insieme a quelle persone che riescono a sorprenderci ogni giorno. Insieme a quelle persone che non si aspettano nulla da noi. Perché tutto era chiuso dietro una semplice frase: ti voglio bene. E io a voi di bene ne voglio davvero tanto. È per questo che vi do appuntamento domani, sempre qua alle 20:30. E ovviamente mi raccomando, facciamoci un favore, facciamoci felici. A domani.